Sulla strada che porta la gara di domenica contro la neo capolista reggiana, alle difficoltà oggettive di una gara che opporrà i biancazzurri ad una formazione di alto lignaggio come d'altronde il Pescara, come se non bastasse ci si mette anche il Covid-19 che è tornato a minacciare lo spogliatoio degli adriatici dopo quasi 5 mesi dalle ultime positività. Nella tarda serata di ieri, infatti, la società biancazzurra ha reso noto che un membro del gruppo squadra è risultato positivo al coronavirus. Si è poi saputo successivamente che si tratta del giovane difensore classe 2003 Davide Veroli, aggregato quest'anno in prima squadra dopo l'ottima stagione scorsa con la primavera guidata da Pierluigi Iervese. Un contrattempo che ha portato un po' di apprensione a poche ore dalla sfida con gli emiliani di Mister Diana, considerando che il calciatore, regolarmente vaccinato e con sintomi lievi, aveva partecipato alla trasferta di martedì scorso a Gubbio e alle sedute di allenamento fino a ieri. Veroli, posto in isolamento, non sarebbe stato della gara, ma chiaramente in questo momento, con la squadra in quarantena, preparare un match in programma fra 48 ore sarà un po' più complicato. Questa mattina tutti i componenti dello staff del Pescara sono stati sottoposti ad un nuovo ciclo di tamponi. Intanto Gaetano Auteri continua a lavorare in chiave reggiana. Il tecnico di Floridia si aspetta dai suoi ragazzi una grande gara, soprattutto all'Adriatico, dove in 270 minuti Di Gennaro e compagni hanno conquistato una sola vittoria all'esordio con l'Ancona Matelica e poi due pareggi sofferti con Vispesaro e Viterbese. Di contro arriva una squadra reduce da 3 successi di fila che può vantare la miglior difesa del girone con appena un gol subito rispetto agli 8 incassati dal Delfino, che ha segnato un gol in più, 11 degli emiliani, fermi a quota 10. Per quanto riguarda l'11 da opporre alla capolista, il tecnico pescarese riavrà a disposizione in grosso. A centrocampo, con Pompetti ancora out, scelte quasi obbligate, mentre in attacco, dopo la doppietta di Gubbio, Clemenza dovrebbe essere riconfermato nel tridente, con uno tra De Marchi e Ferrari e probabilmente Dursi, ancora alla ricerca della prima rete in campionato. Designato l'arbitro di Reggiana Pescara, all'Adriatico Giovanni Cornacchia, dirigerà Valerio Maranesi di Ciampino, coadiuvato da Amir Salama di Ostia Lido e Giuseppe Pellino di Frattamaggiore, quarto uomo Giorgio Vergaro di Bari. Infine una brutta notizia per il Pescara Calcio Femminile, che per sopraggiunte difficoltà legate a vicissitudini tecniche e logistiche ha deciso di rinunciare al prossimo campionato nazionale di Serie C.